Quando si parla di arte, si entra in un territorio magico, come quello dei castelli incantati o anche dei sogni. Un mondo in cui realtà e finzione si infondono insieme e in cui tutto sembra essere possibile. Ma anche l'arte, i sogni e i territori magici hanno le loro regole e se non vengono rispettate, le muse si arrabbiano e i sogni diventano incubi. Sì, perché le muse, oltre ad essere le divinità che ispirano gli artisti, sono anche coloro che li perseguitano e li tormentano. Per questo a volte le muse sono inquietanti. Qualcuno dice che la morte odora di resurrezione. Tuttavia, a volte è la resurrezione a odorare di morte. Perché le resurrezioni non avvengono tutte nel mondo dei vivi. Ce n'è qualcuna che avviene anche nel mondo dei morti, come in questa storia. Siamo ai primi di settembre del 1843 a Londra. Al numero 71 di Newman Street c'è la polizia, che chiede alla padrona dello stabile di poter entrare nell'appartamento di un giovane pittore di 27 anni, Richard Dadd. Non hanno più notizie di lui, lo stanno cercando e potrebbe anche essere morto. La padrona dello stabile acconsente e quando entrano nell'appartamento i poliziotti vengono investiti da un odore pungente e alcolico e si vedono davanti sul pavimento qualcosa che non avevano mai visto prima. Centinaia di gusci di uova rotti e numerose bottiglie vuote. All'inizio sono esitanti. Ma poi decidono di avanzare nell'appartamento. Ad ogni passo, i gusci delle uova scricchiolano sotto i loro piedi. Ogni tanto gridano ad alta voce se c'è qualcuno, ma nessuno risponde. Ad un certo punto uno dei poliziotti nota un taccuino su cui ci sono molti ritratti di persone, tutte con la gola tagliata. Più avanti, in un'altra stanza, trovano un altare con simboli antichi di origine egiziana. È un altare dedicato al dio Osiride, una divinità dell'oltretomba. Il dio Osiride, nell'età dell'oro, quindi precedentemente la storia della civiltà egiziana, era un sovrano amato assieme alla sua consorte Iside. Amato perché generoso, perché aveva insegnato l'agricoltura e la viticoltura agli egiziani, tanto amato da suscitare l'invidia di suo fratello Set, che tentò di ucciderlo in varie maniere. Il dio Osiride è un dio che rinasce molte volte. Il corpo gli viene fatto a pezzi da suo fratello Set. In questo smembramento del corpo, una delle parti fondamentali per la fertilità e la rinascita, appunto il fallo del dio, venne gettato nelle acque del Nilo e fu inghiottito dal pesce Ossirinco. La sposa Iside ne recuperò tutte le parti, con l'aiuto di Anubi ricompose il corpo formando la prima mummia, creando la prima mummia che sarà il modello, diciamo, per la mummificazione successiva. E a questo punto, da un dio morto ma ricomposto, riuscì a rimanere incinta, planando sul suo corpo come un nibbio. Questa ricomposizione del corpo e questa capacità di dare la vita anche dopo la morte sono sicuramente due degli elementi che rendono questa divinità fortemente legata al concetto di fertilità e di rinascita. Mentre i poliziotti camminano tra i gusci delle uova e le bottiglie vuote, Richard Dadd, l'uomo che stanno cercando, è in Francia, diretto verso sud. È fuggito perché ha fatto una cosa terribile, ma non ha ancora finito. Quando la polizia lo ferma, gli trova addosso una lista di nomi di persone, molte delle quali erano state ritratte con la gola tagliata nel taccuino trovato a casa sua. Sono soprattutto amici e conoscenti, ma non solo. Richard Dadd li deve uccidere tutti perché portano dentro di loro il demonio. Ad ordinarglielo è stato Osiride, il dio egizio degli inferi, perché lui, Richard Dadd, è suo figlio, il figlio di Osiride. Da quel momento le porte degli inferi si spalancano anche per lui. Sono le porte del manicomio. Poco più di un mese dopo la sua cattura, nell'ottobre del 1843, sull'Art Union Journal esce un articolo che parla di lui. Il titolo è The Late Richard Dadd, il defunto Richard Dadd. La frase con cui si apre è apparentemente oscura e sembra togliere ogni speranza. Anche se la tomba non si è realmente chiusa sopra di lui, deve essere considerato tra i morti. E infatti, il giovane artista, tanto promettente, sembra morto, rinchiuso in un manicomio. Ma prima di andare oltre, chiediamoci, chi è Richard Dadd? Richard Dadd nasce nel 1817 a Chatham, nel Kent, quarto dei sette figli di Robert Dadd, il farmacista del luogo, e di Mary Ann Martin, che muore quando Richard ha soltanto 6 anni.
Fin da quando è bambino, Richard dimostra un grande talento per l'arte, tanto che appena ventenne viene ammesso alla Royal Academy, l'accademia d'arte più prestigiosa del regno, dove incontra importanti artisti, critici e agenti. In pochi anni, per le sue capacità, viene notato da quelli che contano nell'ambiente artistico dell'Inghilterra vittoriana e promette bene. Anche la sua infanzia è ricca di spunti per la sua immaginazione. Suo padre Robert ha una vera e propria passione per l'esotico e colleziona oggetti particolari. Richard si ritrova così a giocare tra lance tribali, tarantole, conchiglie del Pacifico e anche un tucano impagliato. È un bambino che cresce libero tra i suoi fratelli, passando le sue giornate tra il porto e la campagna. L'Egitto fa il suo ingresso trionfale nella cultura inglese con la vittoria dell'ammiraglio Nelson su Napoleone nella baia di Aboukir e diventa subito una moda. Di lì a poco, a Londra, vicino alla Royal Academy, viene costruito il primo palazzo londinese in stile egizio, l'Egyptian Hall. Sulla facciata d'ingresso, ad accogliere i visitatori, ci sono proprio le due statue di Iside e di Osiride. L'Oriente e l'Egitto diventano subito un luogo in cui è possibile evadere, in cui è possibile nascondersi. In quegli stessi anni, negli stessi anni in cui l'orientalismo e la mania dell'Egitto si diffondono, nasce in Inghilterra un genere pittorico nuovo, la pittura di fate. È un genere che trova in Shakespeare, nella letteratura e nel teatro, la propria fonte principale di ispirazione. E Richard Dadd è uno degli esponenti più importanti di questo genere pittorico. Il mondo delle fate costituisce una sorta di contrappunto fantastico del positivismo, del progresso scientifico e tecnologico. L'irrazionale, il proibito, riemerge sotto le sabbie del deserto o nella banalità perturbante del giardino dietro casa. Grazie al suo talento artistico, tra il Natale e il Capodanno del 1842, Richard si ritrova su una nave attraccata sul Nilo, in Egitto, vicino ai tempi di Luxor. Si trova su quella nave assieme a Sir Thomas Phillips, avvocato, politico e cavaliere della regina, che l'ha voluto con lui. È una notte di luna piena, quando entrambi vengono svegliati da uno strano canto. Salgono sul ponte e si accorgono che l'intero equipaggio è sceso a terra. Sono egiziani e nubiani e si tengono per mano mentre danzano e si contorcono. Uno di loro recita versi del Corano e altri si sono accasciati a terra con la schiuma alla bocca. È uno strano rito che Richard osserva alla luce della luna e che lascia un segno dentro di lui, come lo lascia tutto quel viaggio fatto assieme al suo mecenate, Sir Thomas Phillips. Phillips è ricco e qualche mese prima lo ha scelto per un lungo viaggio nel vicino e Medio Oriente. Può permettersi di portarsi dietro un artista che prenda appunti visivi sui luoghi che visitano, come una specie di macchina fotografica. Richard non si è mai allontanato da Londra e parte per questo lungo viaggio con grande entusiasmo. La prima tappa è Ostenda. 16 luglio 1842, ci arrivano in nave, discendono la Valle del Reno e arrivano in Italia. Visitano Venezia, Bologna, Ancona prendono una nave per andare in Grecia. Dadd si riempie gli occhi di luoghi che lo affascinano, luoghi che non era neanche riuscito ad immaginare. Il viaggio prosegue in Turchia e dopo Costantinopoli, Smirne e Alicarnasso approdano a Beirut il 28 ottobre. Qui le cose si fanno più faticose. Le tappe sono molto lunghe, a dorso di mulo o di cavallo, e Richard comincia a sentire disagio. Nelle lettere che scrive agli amici lamenta di non riuscire a disegnare come vorrebbe, che la gente lo osserva mentre lavora, gli si accalca attorno e lui non riesce a supportarlo. A Damasco assiste ad un funerale con un corteo di piangenti. A Gerico vengono accerchiati da una banda di arabi armati di lance, che li sequestrano e li rilasciano soltanto dopo il pagamento di un riscatto. Tutte queste esperienze sono troppe per Richard, che accusa frequenti mal di testa, attribuiti inizialmente ad una insolazione. È depresso e fa fatica a sopportare Sir Phillips. Nelle lettere che scrive a casa arriva a dubitare della propria lucidità e parla di notti passate senza dormire, perché la sua immaginazione, selvaggia e capricciosa, non gli dà tregua. Da Giaffa, in Palestina, si imbarcano per Alessandria d'Egitto. La nave si chiama Ecate, come la dea che accompagna i vivi nel regno dei morti, e sembra uno strano segno del destino, perché è proprio in Egitto che l'esperienza di Richard Dadd arriva al culmine. I templi di Tebe e di Karnak gli provocano una sensazione di terrore e profondo spaesamento. Si sente piccolo, al cospetto di una forza che avverte come immensa ed eterna. Il dio Osiride, una volta mummificato dalla dea Iside con l'aiuto di Anubi, diventa il dio dell'oltretomba,
una divinità molto importante, proprio perché all'oltretomba si lega l'aspettativa di una vita eterna di tutti gli egiziani, a partire dai sovrani stessi. Ovviamente la morte crea sempre inquietudine, è un qualche cosa che non si conosce, che si cerca di conoscere, che si cerca di dominare, controllare, di superare in una qualche maniera. Il concetto di rinascita lo permette, nel senso che non si muore ma si rinasce ad una nuova vita. E il Sole in tutto questo ha un ruolo fondamentale, perché il Sole nasce ad Oriente tutte le mattine, percorre la volta celeste, tramonta ad Occidente, l'oltretomba è detto il paese degli occidentali. Ad Occidente il Sole incomincia un viaggio notturno nel regno di Osiride, dove va a riscaldare i corpi, o meglio le anime di coloro che lo popolano, per tornare alla luce ad Oriente la mattina successiva. Tutte le anime dei defunti sperano di poter salire su quella barca. Sperano di tornare alla luce almeno per un breve saluto al sole. Quindi il sole è fondamentale per l'oltretomba, perché di fatto è la prospettiva e la speranza di un ritorno alla vita. Quando Richard rientra in patria è la fine dell'agosto del 1843. Quel viaggio lo ha cambiato, non è più lui. E quelli che lo conoscono bene se ne accorgono subito. Richard è solitario, sospettoso, silenzioso. Dice di sentirsi perseguitato e osservato dovunque. E fa delle cose che mettono a rischio la sua salute. Un giorno, con un rasoio, si stacca via una voglia dalla fronte, tagliandosi un pezzo di carne, perché, dice, quella macchia è un segno del demonio, un segno del male. Richard Dadd non sta bene, la voce che si diffonde. Gli amici lo trovano inquietante. Chi invece non sembra rendersi conto della situazione è suo padre, Robert, il farmacista, che lo ha sempre sostenuto, gli ha fatto studiare arte ed è sempre stato orgoglioso di quel figlio così promettente. Per lui sono soltanto i postumi di una brutta insolazione. Tuttavia accetta di farlo visitare. Il responso del dottor Sutherland del St. Luke Asylum è molto netto. Richard non è padrone delle sue azioni. Bisogna tenerlo sotto stretta osservazione in ospedale. Suo padre prende tempo, pensa di poterlo gestire, ma si sbaglia. La sera del 28 agosto 1843 Richard e suo padre stanno passeggiando al buio in un grande parco nei pressi di Cobham, a sud-ovest di Londra. Percorrono la strada che porta alla cava di Paddock Hill. Hanno cenato. Richard ha mangiato 3 uova sode e ha bevuto una pinta di birra e stanno andando a letto nella locanda del paese in cui sono arrivati. Stanno camminando al buio quando all'improvviso Richard fa un gesto terribile. Estrae un coltello e cerca di tagliare la gola a suo padre, che reagisce. Nasce una violenta colluttazione. Richard è determinato ad ucciderlo e alla fine ci riesce. Lo lascia lì, a terra, risale sulla strada che passa di fianco e sparisce nella notte. La mattina dopo, il corpo del farmacista Robert Dadd viene ritrovato sul sentiero, mentre di suo figlio Richard non ci sono più tracce. Il fratello maggiore, appena presa la notizia, è convinto che Richard sia il responsabile dell'omicidio. La polizia lo cerca dovunque, anche nell'appartamento di Newman Street, dove trova soltanto gusci d'uovo e bottiglie di birra. Pensano tutti che si sia suicidato, ma non è così. L'identikit viene diffuso in tutta l'area attorno a Londra, ma Richard è ormai lontano. Ha con sé molti soldi e il passaporto. È arrivato in Francia, dove ha comprato nuovi vestiti, perché quelli che aveva erano sporchi di sangue. Adesso sta viaggiando verso sud-est, verso il confine austriaco. Aveva premeditato tutto. In una diligenza vicino a Fontainebleau si mette a parlare con un compagno di viaggi. Richard è attratto dalla sua cravatta e chiede di poterla vedere. L'uomo se la toglie, gliela porge e lascia che lui ci giochi. Quando l'uomo gliela richiede indietro, Richard ha un raptus. Si avventa su di lui con un rasoio e cerca di tagliargli la gola. Non riesce ad ucciderlo, ma lo ferisce gravemente. A quel punto la polizia lo ferma. Gli trovano addosso una lista di persone che dice di dover uccidere. Oltre a suo padre e ad alcuni suoi amici c'è anche il nome dell'imperatore d'Austria Ferdinando I. Richard viene arrestato e trasferito alla Maison d'Aliéné di Clermont. Ci rimarrà 10 mesi. Nel manicomio, in Francia, passa le sue giornate fissando il sole senza mai chiudere le palpebre. Dice che il sole è suo padre. E poi sputa in continuazione perché è convinto che i demoni si annidino nella saliva. Dalla Francia viene estradato in Inghilterra, dove viene processato. Il 22 agosto 1844, stretto dentro la camicia di forza,
Richard entra dal cancello del Criminal Lunatic Department di Bethlehem, storicamente un luogo terribile dove gli internati vengono tenuti in condizioni disumane. Con i medici di Bethlehem ammette di aver ucciso un uomo, ma non si rende conto che si tratti di suo padre. Per lui era soltanto un demone che lo stava perseguitando, un principe delle tenebre travestito, nemico del suo dio, Osiride. Il delirio sta avendo il sopravvento, ma allo stesso tempo Richard ricomincia a dipingere. Dad dipinge le sue opere più importanti solo dopo che i cancelli del manicomio si sono definitivamente chiusi alle sue spalle. Realizza opere che emergono dall'isolamento di un sepolto vivo, quasi racconti dall'oltretomba. Dipinge le rocce, le colline, il mare, senza la speranza di poterle mai più vedere. E racconta di un mondo stravolto, un mondo deformato, dove non c'è atmosfera, non c'è prospettiva, non c'è movimento e non c'è ombra. Gli oggetti sono affastellati uno di fianco all'altro, sono in una totale assenza di gerarchie. Una libellula può diventare enorme e la regina delle fate rimpicciolire fino a diventare quasi invisibile. Gli esseri umani sono completamente stravolti, hanno sguardi assenti, polpacci poderosi, colli completamente inesistenti e sembrano quasi dei pupazzi imbottiti di segatura messi uno di fianco all'altro. Dad dice: guardo la tele e cerco di non pensare a niente, aspetto che la fantasia dia corpo alle macchie. Eppure quella di Dad non è un'arte dell'inconscio, non si parla di arte follia in questo caso. Dad, dal suo isolamento, dal suo oltretomba, cerca l'assoluto, cerca le origini e le trova nei prodotti della mente, nei puri prodotti della memoria. In una piccola stanza, con le sbarre alle finestre, Richard Dad è seduto su una sedia, davanti ad una tela ovale. In mano ha alcuni pennelli. Davanti a lui c'è un fotografo pronto a scattare. Richard non guarda in macchina, ha lo sguardo vuoto, con gli occhi persi. Non sembra per niente a suo agio. Quella è l'unica fotografia arrivata fino ai giorni nostri che lo ritrae. Risale al 1856, è internato da 13 anni. Non si è ancora calmato. I suoi deliri, così come lo spirito di Osiride, lo accompagnano ancora. Lo accompagneranno a Broadmoor, il nuovo manicomio in cui viene trasferito nel 1864, e lo accompagneranno fino alla morte, avvenuta probabilmente per tubercolosi nel 1886. Reazioni violente, allucinazioni e scoppi di ira sono curati, per così dire, con bagni nel ghiaccio. Però i medici si accorgono che quando Richard dipinge si sente meglio. Così gli procurano gli strumenti e anche delle commissioni. Il dottor William Hood, per esempio, quel dipinto ovale è per lui. Il titolo è Contradiction, Oberon e Titania. Di nuovo Shakespeare, le fate, il sogno di una notte di mezz'estate. Ma adesso è tutto diverso. In questo dipinto, così come in un altro, The Fairy Fell and Master Stroke, il colpo da maestro del taglialegna fatato, che è il suo capolavoro, c'è qualcosa di inafferrabile, di visionario, qualcosa che nei suoi dipinti giovanili non c'era. Sembra quasi che Richard si sia liberato di certe sovrastrutture, di certe convenzioni artistiche. Sembra che sia più autentico. Insomma, sembra quasi che Richard Dad sia risorto, ma non nel mondo dei vivi, in quello dei morti, agli inferi, come il dio Osiride. Risorto perché nonostante le tenebre della sua follia lo abbiano inghiottito a tal punto da fargli uccidere suo padre, Richard Dad non ha mai smesso di dipingere o di pensare ai suoi quadri. Ha affinato la sua arte fino a renderla unica, tanto che il British Museum e il Victoria and Albert Museum hanno comprato i suoi quadri quando era ancora vivo e importanti riviste d'arte hanno continuato a parlarne. Nonostante l'internamento e nonostante il suo orizzonte non sia mai arrivato oltre le sbarre del manicomio, nei suoi quadri Richard Dad è libero. E questa è la sua resurrezione.